Buongiorno, benvenuti a Mattina 9 e cominciamo appunto con un po' di storia, la storia della nostra Napoli, l'abbiamo anticipato anche in apertura e attraverso l'associazione RAM, ovvero Rinascita Artistica del Mezzogiorno, noi l'intenzione è quella di promuovere alcune zone, alcuni luoghi monumentali, davvero antichi, e quindi di rivalorizzarli attraverso nuovi progetti. Questi progetti verranno in questo momento delucidati e presentati grazie al presidente dell'associazione RAM, Dario Lepore. Buongiorno, quindi mi benvenuto, e anche al vicepresidente dell'associazione Buongiorno a RAM, tutti voi. Franco Muzio. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, il focus si concentra appunto su un luogo in particolare, un luogo davvero antichissimo, ovvero il Palazzo Fuga, riconosciuto anche come il Reale Albergo dei Poveri, che comunque ha una storia, un ritaggio storico davvero antico, perché ci ricordiamo insomma uno dei più grandi monumenti, palazzi monumentali del Settecento addirittura, e che aveva un compito principale anticamente, ovvero quello di accogliere, L'assistenza ai. Le masse povere del regno, e poi ha avuto anche altre situazioni nel corso del tempo. Oggi qual è l'intenzione da parte della vostra associazione, ovvero Rinascita Artistica del Mezzogiorno? La ringrazio dell'invito alla trasmissione della parola. Allora, RAM Rinascita Artistica del Mezzogiorno si propone di valorizzare le risorse della nostra terra come risorse storiche, risorse artistiche e culturali. Parliamo di un palazzo, come lei aveva accennato, grande 103.000 metri quadri. Ora, facendo un paragone con gli altri edifici storici intesi come musei, possiamo dire che il Museo Archeologico Nazionale misura 12.500 metri quadri nella esposizione dei capolavori di Pompei, di Ercolano, di Stabia. Per quanto riguarda invece il Museo di Capodimonte, parliamo di 15.000 metri quadri di esposizione. La Reggia di Caserta, ancora più grande, 54.000 metri quadri, ma stiamo parlando di un palazzo davvero incredibile, 400 metri di lunghezza di facciata. Un palazzo le cui immagini stanno Sì, scorrendo stanno alle nostre scorrendo spalle, un palazzo infatti, del veramente, come dicevo. documentario che abbiamo lanciato nei social e in Facebook. 450 sale, 400 metri di facciata, di Ecco, però lunghezza. veniamo subito al nocciolo della Sì, questione. Tanto spazio, totalmente per inutilizzato. totalmente inutilizzato, si potrebbero fare mostre, si potrebbero proporre Infatti, insomma, iniziative di tipo culturale. Che cosa manca il per... progetto è sostanzialmente questo. Abbiamo sempre detto che abbiamo un palazzo vuoto e abbiamo un'immensità di reperti archeologici e di, che sono tra l'altro dei tra magazzini, l'altro, dei questi, magazzini. Cioè, voglio quindi. fare un esempio, di Pompei. Nei depositi del Museo Archeologico Nazionale abbiamo 1.500 affreschi, di cui solo 300 affreschi sono stati attualmente esposti nel circuito museale espositivo. Parliamo di capolavori per circa 500.000 reperti custoditi nei tre piani dei depositi del Museo Archeologico Nazionale. Parliamo di circa 50.000 opere d'arte custodite all'interno del Museo di Capodimonte, tra cui la collezione Farnese, anche se purtroppo decimata. Questo Anche il non penso che tesoro noi avremmo la possibilità di parlare di questo, però di San Gennaro il in tesoro di realtà San potrebbe essere Gennaro, esposto. 21.300 capolavori. D'altra parte Paolo Iorio nello stesso documentario ha ammesso che dei 21.300 capolavori esposti, cioè non esposti, solo 600 sono attualmente esposti a rotazione nelle sale adiacenti al museo, e parliamo di capolavori di storia dell'arte che vanno dal 1300 fino ad arrivare all'800, con una grandissima selezione di opere. Cioè, noi abbiamo ereditato un'immensità di opere d'arte che potrebbero costituire il nucleo, io bonariamente l'ho voluto chiamare il Louvre napoletano, dando un accenno logicamente a quello che è il Louvre La maestosità, attualmente, alla l'inferiorità. maestosità. Il Louvre è una superficie di 60.000 metri quadri rispetto ai 103.000 metri quadri del nostro Palazzo Fuga. E ho avuto il piacere anche di parlare con Franco Muzio, di incontrare Claudia Ferrazzi, la dottoressa Ferrazzi, che è stata il vice amministratore del Louvre a Roma, all'ambasciata di Francia, si è entusiasmata del progetto. In realtà noi Bellissimo. vogliamo andare a ricostruire quello che Carlo di Borbone, che Ferdinando voleva andare a realizzare a Bene, quali Napoli. sono gli ostacoli, lo chiedo a lei, amministrativi, politici, che avete Dunque, incontrato sul vostro cammino, che vi sì. impediscono quindi di rilanciare questo grande tesoro partenopeo? Beh, in effetti, se vogliamo dirla tutta, ostacoli veri e propri non ne abbiamo avuti, nel senso che
tutti sono entusiasti, tutti sono favorevoli, però purtroppo da quando abbiamo lanciato questo progetto, cioè dall'anno scorso, a Napoli si sono susseguite più elezioni, quindi prima le regionali, poi le comunali, e ovviamente c'è un attimo di impasse dal punto di vista politico. Il progetto è stato presentato, è stato diciamo approvato e proposto anche da Brai, che era l'ex ministro della cultura, che aveva già parlato con il ministro Franceschini. Perché non si concretizza il progetto? Bisogna mettere assieme il ministro, il presidente della regione De Luca, che aveva fatto di Palazzo Fugo il museo il primo punto del suo programma politico, e ovviamente l'amministrazione comunale, il sindaco e gli assessori. Però che se sono non i proprietari dell'immobile. Ci sarà un problema? Penso che o non c'è problema? Sostanzialmente non ce ne sono. L'unico problema deve essere quello dei fondi, però a detta di Massimo Brai, che abbiamo potuto intervistare, collabora con noi in questa riedizione del progetto di valorizzazione di Palazzo Fuga, ha sostenuto che ci sono già fondi della Comunità Europea per circa 400 milioni di euro. Quindi ne stiamo annunciando l'apertura, perché non ci sono problemi. Non esistono. Nessuno ci ha posto problemi. Però c'è tutti comunque... dicono magari, siamo pronti. E quindi quando c'è il progetto, ci sono, quindi c'è il progetto, ci sono i fondi, o c'è qualche possibilità di avere... Vorrei sapere semplicemente quando iniziamo questo progetto? Allora, non dipende da noi, perché io non mi interesso di politica, il mio ruolo è semplicemente da storico dell'arte, per andare a dettare delle posizioni che poi possono essere accolte. Quindi la politica non si è ancora mossa per dare il placet all'inizio di un progetto? È rimasto entusiasta anche il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, quindi penso che tutti sono favorevoli, però mettermi assieme non è facile. Benissimo, allora c'è un intoppo di carattere politico. Un intoppo di carattere burocratico, però sì. Penso che un supporto dal basso possa riuscire a realizzare. Un supporto dal basso, ma c'è anche bisogno di richiedere un supporto anche da parte di qualche privato, perché comunque la restaurare e riproporre, quindi dal punto di vista proprio architettonico, no? Sicuramente. Anche degli altri costi. Allora, una parte del palazzo è stata già restaurata. Io voglio fare soltanto un esempio. Prendiamo esempio il Guggenheim di Bilbao. Il Guggenheim di Bilbao ha aperto con un costo di 120 milioni di euro. Nell'arco del primo anno sono stati incassati soltanto con i biglietti 420 milioni di euro, 47 milioni di euro di entrate fiscali, ha generato un indotto di 640 milioni di euro in dollari, assumendo nel suo interno 6.000 persone. Noi abbiamo un palazzo vuoto e abbiamo dei tesori che in altre regioni, in altri stati non hanno. Quindi abbiamo il più importante museo archeologico, abbiamo la collezione Farnese, e questo museo non vorrebbe dire chiudere le altre sedi museali, anzi valorizzarle ancora, anche Piazza Carlo III, perché Piazza si estenderebbe III, ancora sì, di più, si allargherebbe il centro storico. Centro, quindi ci sarebbe il centro storico della parte delle chiese, dei decumani, con un progetto avanzato da un mio caro amico che si chiama Osvaldo De Mase, ovvero sia un collegamento con la funicolare tramite il Moiariello che collegherebbe Palazzo Fuga a Capodimonte in 3-4 minuti, un tapirulan che legherebbe il percorso della metropolitana di Napoli dal Museo Archeologico Nazionale a Palazzo Fuga con un percorso sotterraneo di soli 400 metri. Quindi sarebbe un unicum di tre musei e andremo a valorizzare per intero il polo museale napoletano, calcolando che il Palazzo Fuga verrebbe gestito direttamente da ogni sede museale nei dipartimenti: Dipartimento di Archeologia dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Dipartimento della Pittura dal direttore del Museo di Capodimonte, Arte Sacra dalla istituzione laica che gestisce, e per fortuna che ho avuto la bella notizia che continuerà a gestire il nostro tesoro, il tesoro di Napoli, ovvero il tesoro di San Gennaro, con una figura di un amministratore e di un coordinatore. Abbiamo tutte le carte in regola per poter valorizzare e cambiare il volto di Napoli. Attenzione che c'è un appello che volete fare, perché tutto questo è bellissimo ma resta soltanto parola. Allora, noi abbiamo quindi già parlato, perché il progetto dovrebbe estendersi con un progetto di valorizzazione progressiva. I locali che dovevano essere quelli della Stoa, che sono già stati realizzati, auspichiamo che ospitino subito parte del tesoro di San Gennaro, e poi la destinazione con il vincolo museale
per l'intera struttura, per poi procedere con dei lavori, con gare, con privati, con il supporto cioè privati. C'è un appello che volete rivolgere alle istituzioni? Un appello forse alle istituzioni, dato che comunque la Confartigianato, l'Associazione Albergatori... No, può anche rispondere lei, se non c'è problema. Dai. Si stanno comunque attivando a darci una mano nella realizzazione di un sogno, che è un sogno comune di una città, ma non solo di Napoli, ma di tutto il Mezzogiorno, perché parliamo di cultura europea e parliamo di una città che è stata capitale del Regno delle Due Sicilie, ma è stata anche una capitale europea al livello di Parigi e di Londra. Realizziamo il sogno di Ferdinando di Borbone, che nel 1777 voleva istituire a Napoli un tesoro, un museo universale. Un sogno che rimane ancora un sogno, però, perché non c'è l'apporto politico, è giusto sì, quello che dico? E l'apporto politico è fondamentale, perché noi dobbiamo pensare che ristrutturando Palazzo Fuga noi non è che facciamo soltanto il museo, noi andiamo a ristrutturare e rivalorizzare un'intera area. Il mettere in contatto i tre musei, Capodimonte, il Museo Nazionale e Palazzo Fuga, significherebbe che Napoli diventa una delle capitali europee come Parigi e come Londra, che hanno al loro interno tre musei, ogni città di queste nella classifica dei primi 10 musei al mondo. Quindi questo è chiaro, però bisognerebbe capire un po' in che modo renderlo concreto, perché il progetto naturalmente è bello, però bisogna capire in che modo poi concretizzarlo dal punto di vista economico, politico, amministrativo. I fondi europei sicuramente ci sono. Per fare un'opera di questo tipo, ovviamente, se non facciamo una cosa del genere, non vedo che cosa potremmo fare a Napoli. E poi ci sono le università del 2019. Noi, oltre al museo, Palazzo Fuga è il palazzo dell'accoglienza dei turisti. E questo è il nostro obiettivo. L'obiettivo è quello che noi turisti li dobbiamo far soggiornare a Napoli quanto più tempo è possibile. Certo. Non venire alle 10 la mattina e andarsene alle 6 del pomeriggio. Allora solo con un'offerta dal punto di vista culturale noi possiamo far sì che queste persone restino qua, che scoprano tutti i musei che ci sono a Napoli, tutte le chiese, tutto il patrimonio artistico che abbiamo. Noi dal punto di vista paesaggistico Napoli... Però è strano che il sindaco De Magistris, che preme tanto sulla cultura, non si sia accorto di questo. Perché non l'ha proposto? Sindaco, abbiamo parlato più e allora volte perché non è stato aperto? C'è soltanto un punto da andare a chiarire. Io avevo trovato un'alternativa per padre Alex Zanotelli, logicamente per l'accoglienza, per il centro di accoglienza dei senza fissa dimora, con altre associazioni. Sì, ma qual è il punto che manca? Scusi, perché non riesco a capire perché non si apre subito. Forse hanno privilegiato più in alcuni punti del palazzo una pista storica di ritorno all'ex albergo dei poveri, che potrebbe essere tranquillamente gestita con delle soluzioni diverse. Penso per esempio all'ex struttura manicomiale il Leonardo Bianchi, che è mensa, con vari corpi di fabbrica, abbandonata anche quella logicamente, in un incredibile... Quindi cosa manca per aprire questo centro? Manca semplicemente un coordinamento tra le tre istituzioni, comune, regione e ministero. E noi ci auguriamo che arrivi. Sì, nell'auspicio che insomma Palazzo Fuga riceva un'identità culturale e museale, noi sicuramente ci batteremo affinché questa noi accada. Ringraziamo bene l'Associazione Rinascita Artistica del Mezzogiorno, nelle persone del rappresentante del Presidente Associazione RAM, Mario Lepore, e del Vicepresidente Associazione RAM, Franco Muzio. Grazie per essere intervenuti a noi, ringraziamo. E intanto vi esorto a guardare la bellezza delle nostre spose, le spose di Punto Zero Spose, e poi restate con Mattia Noi perché ci sarà una sorpresa fra poco. Punto Zero Spose, grazie.